Ci siamo. Siamo in diretta? Sì. Buon pomeriggio a tutte. Scusate l'attimo di frenesia, ma ho fatto un attimo più tardi a preparare le cose. Allora, adesso aspettiamo che girino i link sui gruppi. Siamo in diretta, sicura? Siamo in diretta. Non lo vedo io la diretta. In diretta, mi dice, c'è un video. Trasmetti in diretta. Ah, ok. Sì, sì. Carmelina, Faccine, Patrizia Muglia. Buongiorno a tutti, scusate ma io non vedo la diretta. Aspettiamo che lo girino sui gruppi perché io personalmente non vedo la diretta che è iniziata. Ernesto, mi sa che ti conviene abbassare. Ciao, Morena Ferrante. Ciao. Buon pomeriggio Giuseppina Marino. Vi chiedo la cortesia di girare sui gruppi perché io non riesco dal mio telefono. Ti stanno salutando. Ciao a tutte. Dal mio telefono non vedo la diretta e non la posso girare sui gruppi. Cinzia Tassi, ciao cara, ciao. Io intanto vado avanti a tagliare le arance per fare la nostra marmellata. Le taglio grossolanamente. Buon pomeriggio Maria Namio. Ops, scusate che mi schizza un po'. Mi prendi di qua? Agrippina desidera partecipare al tuo video. No, penso che abbia sbagliato. Okay. Sì, infatti. Maria Livia Molteni, ciao. Appena inizia la diretta, appena vedi la diretta. Ce l'ho già. Ok. Scusate un secondo, spostati un pochino. Intanto inquadra che sto facendo. Okay. Scusate, a posto, possiamo iniziare. Io intanto sto tagliando le ultime arance, ho già tolto la buccia, le taglio grossolanamente perché oggi sono rimasta un pochino di corsa e dovevo tagliarle prima e non sono riuscita a tagliarle prima le arance. Allora, faremo delle marmellate, oggi parliamo di pentole perfetta e quindi io sto utilizzando due pentole perfetta per farvi vedere due tipi di marmellate. In più o meno mezz'ora noi riusciamo a fare due tipi di marmellate diverse, adesso vi faccio vedere. Poi, come già avevo provato a dire altre volte, c'è la marmellata, c'è la composta, c'è la confettura. Noi, per non saperne leggere né scrivere, le chiamiamo marmellate, così non sbagliamo più. Quella di arance che sto facendo, che è frutta di stagione tra l'altro, è un'ottima idea per avere sempre il profumo e il sapore dell'arancio in, diciamo, tutto l'anno. Allora, in questo caso io ho messo le arance e ho già preparato, anziché mettere tutto lo zucchero, questo è un chilo di arance, anziché mettere tutto lo zucchero che ci va, dopo vi darò le dosi, ho messo una parte di dolcificante e una parte di zucchero per farla un po' meno dolce, ma per farla venire buona lo stesso. La nostra pentola è la pentola perfetta, dopo ve le spiego un pochino più nel dettaglio. Vado a mettere il nostro coperchio, in questo caso è uno Smart Dynamic, è un coperchio 27 e io ho sbagliato, vado ad accendere il fuoco. Nel frattempo avevo già tagliato comunque le mele, anche qua ci vado a mettere, questo è mezzo chilo di mele, la pentola perfetta è un diametro 20, vado a mettere lo zucchero e una parte di dolcificante che gli dà lo stesso il buon sapore dolce, ma nello stesso tempo non è così zuccherata, soprattutto per chi magari adesso che sono passate le feste vuole comunque usare la frutta di stagione che c'è in casa, ma allo stesso tempo vuole tentare di perdere qualche chiletto che ci siamo messi su. In questo caso, come ho detto, la pentola è diametro 20 e questo è il nostro coperchio di diametro 21. Accendiamo e con tutte e due aspettiamo che arrivino a bollore, quindi in 5 minuti circa aspettiamo che arrivino a bollore.
Nella mela io ho aggiunto solamente, per non farle diventare nere, che le avevo già tagliate a pezzettini, ho aggiunto solo un pochino di limone. Volendo io gli posso aggiungere altro succo di limone o eventualmente succo d'arancia, ma l'arancia che ho messo, siccome l'ho messa a pezzetti, da sola farà la sua bella acquetta. E nel caso dell'arancia, la lascio andare quando avrà raggiunto il bollore, e in questo caso vediamo lo Smart Dynamic che sale, quindi 20 minuti. Nel caso della marmellata di mele, 25 minuti circa in totale ed è già pronta. Invece quella di arance, dopo aggiungo un'altra cosa e poi faccio andare ancora un pochino. Allora, facciamo vedere innanzitutto, visto che è la settimana delle pentole perfetta, facciamo vedere, vieni, gira sul tavolo, no, stai pure lì, così non dondoli troppo, che noi abbiamo anche già la nostra wok. Guardate com'è bella la nostra wok della linea perfetta. Io oggi ho usato altre due pentole, però ve la volevo far vedere perché è la novità in casa Magic Cooker ed è fantastica, perché è una pentola, come abbiamo detto tutti, come hanno già detto le nostre clienti, che è ecologica perché non contiene cadmio, PFOA, nickel, eccetera eccetera, ma soprattutto Aurelia Lippi stasera passo a prendere i vasetti, perché li vedi qua, ti aspettavo ieri. Allora, stavo dicendo, soprattutto la nostra pentola c'ha il bordo antigraffio, quindi in questo caso è una pentola di diametro 28, una padella, è un misto tra una padella e una pentola, perché qui è più o meno alta 11, arriviamo nel centro che è alta 9, fino ad arrivare a un diametro 7, ma soprattutto per chi, una volta che ha preparato, non lo so, la pasta, il riso, qualcosa, si usa molto per spadellare, perché tra l'altro è molto molto leggera. Noi oggi invece parliamo di pane marmellata. Perché? Perché nei ricettari che voi riceverete, sono questi i tre ricettari che riceverete, tra questi c'è anche questo delle marmellate. E allora io ho preso spunto dal ricettario delle marmellate per fare alcuni tipi di marmellate. Non potevo farvele vedere tutte in diretta, però guardate questa. Pera, banana e zafferano. Questa è una mia invenzione, perché era pera e zafferano, io ci ho aggiunto la banana per mia figlia, quella che sta riprendendo. Salutiamo Anna. Questa è pera, rum e cocco. Vi assicuro che anche lei è fantastica. Sono gusti veramente speciali. Quando ho detto il gusto che non ti aspetti, io sono innamorata di questa. Zucca, arancio e cannella. Vi assicuro che è fenomenale come marmellata. Sono tutte marmellate dolci, ma sono di una bontà estrema e hanno veramente un gusto che non vi aspettate. Questa è già pronta, è delle arance che stiamo andando a fare adesso. Poi abbiamo mela e rosmarino, che è l'altra delle due che faremo, perché adesso io sto preparando due marmellate, una mela Smith e rosmarino, che la troviamo sul ricettario, e l'altra è di arance. Poi c'è questa che invece è frutta mista. Noi adesso, con il Natale che è appena passato, abbiamo ricevuto magari anche cesti di frutta, o abbiamo comprato più frutta di quella che ci serviva, abbiamo tanta frutta, perché no, fare delle marmellate che possiamo gustare tutto l'anno. Poi quella di arance, che oltre a essere adesso una marmellata di stagione, la possiamo gustare anche in estate, perché l'arancio comunque da sempre dà sentimenti positivi, buon umore, è veramente una cosa che fa piacere anche al cuore quando la si mangia, perché l'arancio, a meno che non c'è qualcuno a cui non piace, mia figlia ride, qualcuno ha scritto. Cinzia, passo a prenderne una, siamo vicine. Chiara Dante. Ah sì, Chiara Dante sì. Allora, qua in questo caso sta salendo il nostro Dynamic, quindi il bollore dei 5 minuti è passato. Di qua non sta salendo, ma sta iniziando a uscire il vapore. Si vede il vapore che esce? Forse dall'alto si nota un po' di più. Notate che io ho acceso la luce della cappa, ma non ho acceso la cappa. E dopo vi spiego perché. Quindi adesso io la vado ad abbassare sia una che l'altra. Allora, tengo 20 minuti per le mele, anche meno, perché poi ci devo aggiungere. Guardate come sta già bollendo.
Vedete che già comincia a zuccherare un pochino? Si nota? Un pochino, si nota. E l'altra è questa di arance che adesso devo mescolare, aspetta. Prendo l'altro cucchiaio, anzi prendo questo, spostati un po', ma non peraltro ti tengo addosso, se no. Voilà. Guardate come sono belle. C'è un profumo in casa. Poi, se io voglio, anche in quella di arance posso aggiungere la cannella, posso aggiungere quello che voglio io. Dimmi. Avete messo anche acqua? No, in nessuna delle due. Io ho messo, in quella di mele che ho fatto mezzo chilo di mele, ho messo il succo di un limone. Un limone e mezzo, dipende come se uno piace un pochino più asprina. Perché poi, ripeto, io ho messo meno zucchero perché ho messo una parte di dolcificante. E invece nell'arancio non ho proprio messo niente perché l'arancio da solo fa il succo. Guardate come sta già iniziando a caramellare. Si vede. Si notano? Sì. Ecco, stavo dicendo, ma per fare questo ci vuole anche il pane. Di conseguenza lo scopo di oggi è proprio farvi vedere come con le nostre pentole perfetta noi possiamo fare tutto. Anche, non dico per forza cuocere un pane in padella perché lì ci vorrebbe il nostro kit forno, ma perlomeno scongelarlo. Se io voglio fare una bella marmellata, io in mezz'ora, 40 minuti ho pronta la mia marmellata, in pochissimi minuti scongelo il pane, lo taglio a fette o se ce l'ho lo metto via già a fette. E quindi posso fare pane e marmellata in pochissimo tempo e ci vuole meno tempo di altre padelle, di altri coperchi. Comunque il nostro coperchio è magico, fa tante magie, tra cui anche adesso vi faccio vedere a scongelare il pane. Dimmi. Emma Aquila, la prossima light che la mangio volentieri. E c'è dentro il dolcificante, sì, quindi è in parte light. Completamente tutto senza zucchero è... Diciamo, non so se viene proprio bene, non ho fatto la prova, ma non lo so se viene proprio bene, perché non ha la stessa consistenza. Però io dico, non era preparata questa, ma grazie a Emma per avermi dato l'input, se uno vuole metterci il dolcificante, che sia liquido che sia in polvere, volendo, gli si può aggiungere per gelatificarla, perché ovviamente lo zucchero che la caramella la fa gelatinosa anche, se la vogliamo gelatificare un po' di più, esiste anche la gelatina in polvere, quindi mezzo cucchiaio di gelatina in polvere quando è finita la cottura, quando è quasi pronta, e ci dà lo stesso effetto della marmellata, ma è completamente senza zuccheri. Quindi per chi è fortemente diabetico o per chi deve fare delle diete strong, allora sì, io l'ho fatta metà e metà. Ho cercato di stare un po' nel mezzo perché volevo appunto farvi vedere che comunque con lo zucchero viene buona. E che dolcificante è stato usato? Eritritolo, è un dolcificante che deriva dalla fermentazione della frutta e della verdura, si chiama eritritolo, lo vendono un po' dappertutto e lo vendono già a velo, non lo vendono cristallizzato ma lo vendono a velo perché è più facile da sciogliere. Dovrei far spostare la mia camera perché devo prendere dal freezer. Allora, innanzitutto, ops, scusate. Questa è l'altra delle nostre pentole perfetta, guardate com'è bella, questa è una 24, ci va il coperchio 27, allora questa è la 24 casseruola, questa è la 24 padella, in tutte e due ci sta lo stesso coperchio, il 27, sia rotondo che quadrato, questo è il 27 quadrato, perché... Do un accenno per chi non conosce i nostri coperchi, la parte importante dei nostri coperchi è questa dove ci sono i fori di Venturi, sono loro che fanno la magia e quindi sono loro che devono stare all'interno della nostra pentola, tutto ciò che sborda non serve, però vedete se io li voglio mettere e lasciare qua non rotolano e quindi sono anche comodi, quindi in questo caso io posso mettere il 27, potevo scambiarli ma adesso vedete di là è già salita la calotta del Dynamic. Vedete? Stai pure l'anno. Qua è salita la calotta del Dynamic. E invece adesso per scongelare il pane io cosa faccio? Prendo la mia pentola, vado a far scaldare la pentola. È ancora troppo alta? Sì. Vado a far scaldare la mia pentola con acqua. Mi raccomando, tutte le nostre pentole non dovete mai farle scaldare a vuoto. Questo vale per queste pentole, vale per...
adesso che in questo periodo c'era la nostra double, la parte della nostra pentola non deve mai rimanere vuota. Quindi io per scaldarla cosa faccio? Vado direttamente ad aggiungere un po' di acqua, a caso un cucchiaio e mezzo. Quando l'acqua sarà evaporata, la copro col coperchio, quando l'acqua sarà evaporata la mia pentola è calda e mi fa l'effetto forno. Vediamo. No, devo invertire le padelle, scusate. Metto quella più piccola di qua. I fornelli sono tutte e due uguali. Perché vado a mettere questa su quello un pochino più piccolo, perché l'altro è molto più grande come fornello. E gli vado a mettere il coperchio. Bravissima cara mia, Carmela Cersosima. Amore. Allora, stavo dicendo, adesso io aspetto pochi minuti. Scusate che ogni tanto mi confondo quali sono i miei fornelli. Meno male che sono i miei. Ok, questo lo lascio più alto, gli altri li ho abbassati. Allora, qui io ho l'arancio. Guardate che bello che è. Vedete quanta acqua ha fatto? Quindi io non ho dovuto aggiungere assolutamente niente. E qua invece ho la nostra mela. Che siamo già a un buon punto di cottura. Poi in tutte le nostre marmellate, in tutte si può mettere, possiamo aggiungere comunque, se lo vogliamo più gelatinoso senza aggiungere la gelatina perché magari abbiamo un po' più fretta o non sappiamo bene come fare o non ce l'abbiamo in casa, possiamo aggiungere un pezzo di mela, perché è la mela che contiene la pectina e la pectina fa solidificare e fa fare la giusta consistenza alle nostre marmellate. Allora, una domanda? Sì, 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 tutte quelle che volete. Posso mettere solo il pane da casseruola spenta? Allora, adesso io vi faccio vedere, sì, si può mettere il pane sia da accesa che da spenta. Scusatemi, oggi non mi ricordo, sarà l'emozione. Ok. Adesso, quando sarà evaporata tutta l'acqua, io abbasso al minimo e prendo direttamente dal freezer il pane. Ho un pezzetto di pane che è la baguette e poi ho già del pane a fette. Quindi li metto dentro tutte e due insieme. Se voglio che il pane è sottile, lo posso mettere e poi spegnere subito il fuoco, altrimenti lo lascio al minimo. Quando lo giro per farlo bello croccante e dorato anche dall'altra parte, spengo direttamente la fiamma. Si può fare in tutti e due i modi. Se la pentola però è bella calda e il pane non è grosso grosso da scaldare, si può spegnere prima ancora di mettere il pane. E quindi si può fare anche la marmellata senza zucchero mettendo solo la gelatina in polvere? Ci vuole comunque un dolcificante in polvere. Io in questo caso ho messo l'eritritolo e poi posso aggiungere un pezzo di pectina o di gelatina, però un po' di zucchero secondo me ci va. Un po' di zucchero secondo me ci va, però penso che si possa fare anche senza, perché io conosco una persona che lei mi ha detto io proverò a farla tutta solo con l'eritritolo. L'eritritolo gelifica diversamente, non è uguale preciso allo zucchero perché ha una gelificazione leggermente diversa, però viene, ha una gelificazione che sembra più che si sgretoli verso, cioè è comunque gelatinoso come la marmellata, ma a un certo punto sembra quasi che si sgretoli se è tutto solo eritritolo, però sì, se uno vuole può provare. Io ripeto, non l'ho mai fatta solo con il dolcificante. Ok, grazie, proverò. Chi è? Rosa Melissa. Ah. Ciao Rosa Melissa. Poi ti ha scritto un bel commento lungo Cinzia Tassi. Ah wow. Allora io adesso vado nella nostra marmellata di arance. Prima la vado a frullare un pochino. Poi gli andrò a mettere le scorzette di arancia. Semplicemente quando ho sbucciato le arance ho tirato via la buccia cercando di non mettere la parte bianca, che è quella che rimane amara.
Ci sono due metodi. Se voi, poi dopo quando vi posto la ricetta, vi posto anche la ricetta proprio del foglio di questa, dove dice che le scorzette si possono mettere, a far bollire 3-4 minuti, scolarle e lasciarle da parte già bollite. Io posso invece metterle direttamente così perché le faccio bollire insieme intanto che bolle la mia marmellata. Qual è la differenza? Che dentro nella buccia degli agrumi, di tutti gli agrumi, contiene delle piccole particelle di olio essenziale. Non tutti le digeriscono, non a tutti piace. A me piace il gusto che dà e quindi io le metto direttamente così. Ma volendo, se le faccio, diciamo, bollire 3-4 minuti prima e butto l'acqua, ho tolto una parte dell'olio essenziale che non tutte digeriscono. Si può fare come si vuole. Quindi io adesso vado a vedere la mia marmellata di arance. Vedete? La vedi? Una cosa importante per far funzionare bene i nostri coperchi, per far funzionare, come ho detto, prima di tutto non devo accendere la cappa perché grazie ai nostri fori di Venturi il nostro coperchio funziona con il ricircolo di aria grazie a questi fori che sembrano dei piccoli camini, quindi vanno a incamerare non mi viene la parola, l'aria la buttano fuori, sbatte sul condensatore, torna all'interno e cucina con questo circolo. Se io vado ad accendere la cappa e mi porta via tutto il vapore in alto, chiaramente non può tornare all'interno, non può cucinare come si deve. Io ridevo in questi giorni perché vedevo una pubblicità di un tipo di cucina che hanno i piani in centro alla cucina con il vapore che viene aspirato da delle cappe fortissime. Con il nostro coperchio la cappa non serve, eppure noi non mandiamo in giro odori, solo buon profumo, perché è un vapore molto leggero, non si attacca da nessuna parte il vapore della nostra cucina e delle nostre cotture. Allora, vedete che è praticamente quasi asciutta, adesso è quasi evaporata l'acqua nella nostra padella. Ok, appoggiamo. Ecco, un'altra cosa, io qui ho messo il 27 quadrato sulla 24, il 27 rotondo sulla casseruola, sempre 24. Questa è la padella 20 con il suo coperchio 21 e questo è il 22 quadrato che è uguale a questo e quindi io volendo su questa pentola posso mettere uno dei due. Tra l'altro, chiedete alle vostre consulenti, chiedete come fare ad averli, chiedete come fare anche ad avere con un piccolo prezzo anche la nostra wok seduta, come la chiama una mia collega, la nostra wok obliqua o seduta, come viene chiamata anche ultimamente, perché veramente si può avere con un piccolo, piccolo contributo. Allora, visto che l'acqua è quasi evaporata, io vado a prendere il pane. Questo è un pezzo di baguette congelato e queste sono le fette di pane sempre congelate. Io vado ad abbassare al minimo, minimo, minimo e anche di più se posso. Ecco fatto la nostra pentola. Al massimo, se come è successo adesso c'è ancora un filino di acqua, però la nostra pentola io la sento che è calda, la asciugo semplicemente così. Vado a mettere il pane, ovviamente queste fette che sono sottili scongeleranno molto più velocemente, ma io posso alzare il coperchio tutte le volte che voglio. Quindi quando avrò tolto le fette più piccole, posso lasciare a finire di scongelare l'altro pezzo di pane. Un attimo di rumore perché devo frullare la marmellata di arance. Anzi, prima frulliamo quella di mela. Vado? Ci sei? Allora, Sì. spengo un attimo il fuoco. Ecco, una cosa importante, anche per il pane. Come chiedeva prima una signora, si può mettere con la pentola già con il fuoco già spento perché comunque queste qua, essendo pentole perfetta,
Si chiamano perfetta perché vanno dappertutto, vanno anche sull'induzione e su vetroceramica. La differenza è, non è che io queste che vanno sull'induzione non le posso usare sul fuoco, le posso usare tranquillamente. La differenza è che avendo l'induzione hanno un accumulo di calore. Di conseguenza, se io spengo anche prima, continua a tenermi in caldo, ancora più di tutte le altre, e grazie al nostro coperchio veramente tiene in caldo tanto. Ieri sera parlavo con una nostra consulente che nella rettangolare lei ha fatto la trippa, e la trippa prima di congelarla ne hanno mangiata un po', poi l'hanno fatta nella rettangolare, e prima di congelarla doveva aspettare che si raffreddasse da sola. E lei diceva ci vuole un po' di più perché i nostri coperchi mantengono le temperature, quindi ci vuole un attimo di tempo in più. Se vogliamo lo chiamiamo un piccolo difetto, io dico che è un piccolo tocco di genio in più. Allora, questo è il nostro coperchio 31 e essendo questa una pentola 28, vedete? Il 31 copre che è uno spettacolo. Allora, adesso iniziamo, stavo dicendo, a frullare la mela, perché praticamente è cotta. Poi a noi, se piace di più a pezzetti piuttosto che lasciarla proprio tutta, come si dice, tutta frullata, dipende da noi. Ti conviene spostarti un po', Anna, perché fa tanto rumore? Io la lascio di questa consistenza perché a me piace di più con dei pezzetti di mela, ma la cosa bella è che io adesso la lascio andare ancora un pochino perché gli vado ad aggiungere questo tocco speciale. Lascio andare ancora qualche minuto con un rametto di rosmarino, riaccendo il fuoco al minimo, e vi assicuro che è una bontà. L'altra sera quando mi sono divertita a fare un po' di marmellate, che tutte quelle che vedete le ho fatte l'altra sera, mia figlia si divertiva ad assaggiarle e a provarle. Io ho usato comunque rosmarino perché la ricetta diceva di usare rosmarino, però mia figlia pensava che ci fosse lo zenzero. Di conseguenza, volendo si può fare mele e zenzero se a voi piace. A me non piace molto il piccante, quindi io lo zenzero comunque non l'ho messo, ma la ricetta diceva di mettere il rosmarino. Ah no, prima adesso faccio vedere il pane. Spostati un po' perché devo aprire. Ma devo aprire qua. Che l'altro non so dov'è. Allora, il panino grosso lo giro così. Vedete che sta già dorando. Scotto. Facciamo così. Guardate come stanno dorando. Lo tengo in mano così. Sta diventando bello croccante. Ok. E noi possiamo scongelare tutto il pane, non solo questo che devo fare la merenda. Adesso faccio ancora un po' di casino che vado a frullare l'arancio perché poi ci vado a mettere le scorzette. Guardate come si vede il vapore e la condensa che si forma nel nostro coperchio. Vedete sotto? Si riesce a inquadrare che la cottura a specchio, che quindi si vedono sotto le bollicine di le goccioline d'acqua? Sì, ecco. Si vede? Ecco, sì. Perfetto. E adesso vado a frullare l'arancio. Allora, l'ho spento. Ci mette un attimo di più a fare la marmellata. Non si rovina frullando dentro? Non sto appoggiandolo fino in fondo. Infatti io lo lascio un po' più. Prova a venire a vedere come faccio io. A parte il fatto che è fatto in questo modo e quindi non tocca, ma io non vado proprio ad adagiare sul fondo. Non rovinerei mai la mia pentola per nessun motivo al mondo.
Per quello ci metto un pochino di più, preferisco metterci un po' di più ma non rovinarla. Altrimenti l'alternativa sarebbe... Io devo tenere i tempi tecnici anche di una diretta. Ma l'alternativa sarebbe spegnere, travasare in un altro contenitore, frullare e poi rimettere sul fuoco. Allora in questo caso per fare più in fretta ho fatto così. Guardate come rimane bella comunque. Vado ad aggiungere le mie scorzette, quante ne voglio, io le metto tutte perché mi piace. Riaccendo il fuoco, mescolo e metto il coperchio. Voi non lo sentite, ma c'è un profumino anche di rosmarino perché adesso comunque si sente un po' il profumo del rosmarino. Vedete, io in tutto quello che uso, uso questi materiali in silicone. Allora, il nostro pane praticamente è pronto, soprattutto le fettine, adesso vi faccio sentire come sono belle croccanti, e se io voglio lasciare ancora un attimo perché si deve croccantizzare ancora, scusate il termine, croccantizzare, rimanere più croccante il pane, posso direttamente comunque spegnere, che è questo, ok. Il nostro pane è bello croccante. Sentite? Vieni vicino che si sente. Scotta. Si sente? Ti fanno i complimenti. Grazie. E intanto che adesso viene pronto la marmellata di mele, ma anche quella di arance, io comincio a farvi vedere... Che quella di arance ci mette un attimo di più, ma tanto io adesso finita la diretta la spengo perché continuerà con il dynamic e l'autocottura. Io vi faccio vedere quella che ho preparato l'altro giorno. Poi per metterla nei vasetti ognuno può fare come vuole, io ho sterilizzato i vasetti prima perché quando la metto nei vasetti poi la giro a testa in giù e mi è più semplice. C'è chi invece preferisce prima prepararle e poi sterilizzarle mettendo a mollo con già dentro all'interno la marmellata. Spettacolo, Chiara Dante. Grazie. Allora, mi serve un cucchiaio. Questo. Allora, cominciamo a fare... Sì, giusto, grazie. Questo più piccolo. Questa è la mia marmellata di arance. Così non vi tengo troppo. Posso, se voglio, metterci un po' di quello che piace a me, ad esempio un cucchiaio, abbiamo un cucchiaino, ci posso aggiungere questo, l'ho tagliato, dopo vi metterò le foto. Per scongelare hai messo qualcosa nella padella? Acqua. Io ho messo, adesso sto mettendo, questo l'ho tagliato con... il nostro coltello della Magic Cooker, ma l'ho tagliato tutto a mano, e cioccolato fondente, ho fatto delle scagliette di cioccolato fondente. Allora, facciamo così. Questa è la nostra fetta di pane, volendo ci si può mettere il burro, ma come ho detto prima, se vogliamo iniziare... L'ha scritto Katia Cavallari. Che cosa? Con un po' di burro, con la faccina... Con un po' di burro ci sta, ma visto che io l'ho fatto metà e metà per essere un pochino più dietetico, posso farlo in questo modo. Cioccolato fondente, e voilà. Lascialo qua. Ok. Dall'altra parte invece andiamo a mettere la marmellata di mele e rosmarino, vediamo dove l'ho messa. Mele e rosmarino, che adesso è quella che sta cuocendo. Dove compri le etichette? Le etichette me le ha fatte comprare una mia collega, adesso non riesco ad aprirla. Ecco qua. Sentite che clac, guardate com'è venuta mele e rosmarino. Vedete la pectina della mela, come l'ha gelatificata ancora di più di tutte le altre. Quindi un pezzetto di mela senza comprare pectine varie che si comprano, dove bisogna mettere veramente chili e chili di zucchero. Basta un pezzetto di mela e noi non abbiamo bisogno di niente. E anche qua io ho messo dentro del dolcificante.
Grazie. C'ho l'aiutante. Guardate. E ha un profumo buonissimo, perché io tra poco, visto che l'ho già frullata la mela, io vado solo a togliere il rosmarino e poi la metto direttamente nel vasetto. Questo lo spostiamo e adesso facciamo così. Che ottima idea per una merenda, Antonietta. È un'ottima idea, sì. È un'ottima idea. Eccola qua. Io qua non ce lo vado a mettere il... Si può mettere anche qua il cioccolato, però io questa la lascio così. Guardate che bella che è. Facciamo così. Una e una due. Ah, Concetta non ha capito la risposta che ti aveva chiesto. Beh, al massimo me la rifà. Abbiamo ancora qualche minuto, se mi rifà la domanda. Di scongelare. Sto finendo di far scongelare. Che cosa voleva chiedere? Vieni, vieni qua. Sono incartata. Guardate il nostro pane che finisce, che ha finito di scongelare. Ah, scotta, scusate. Sentite com'è croccante? Adesso, se riesco a tenerlo in mano, vi faccio vedere. Guardate. Guardate com'è bello. Ed è super croccante. Ah, no, cosa devi mettere per scongelare il pane? Che... Acqua, solo acqua. Perché non devo mettere per scongelare il pane, devo metterlo per fare in modo che la nostra pentola non si rovini. Quindi l'acqua mi serve, ma questo vale per tutte le pentole, mai farle scaldare senza coperchio e soprattutto a vuoto. Se noi mettiamo un pochino di acqua e al primo inizio e una volta ogni tanto gli facciamo l'idratazione alla nostra pentola, dureranno veramente molto 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 tempo in più delle normali pentole, perché le nostre sono signore pentole e di conseguenza basta un po' di acqua per non fare andare a vuoto la pentola. Volendo, chi ha la bistecchiera lo può scaldare nella nostra griglia bistecchiera. Io ho voluto farlo vedere così perché oggi parliamo appunto delle nostre pentole perfetta. Questa del pane aveva finito la scongelatura, già da spento. Io adesso ho quasi spento la mela, perché adesso è pronta anche la mia mela. Al massimo gli do una frullata ancora, se voglio. Però praticamente sono pronte. Guardate che bello che è. Vedete? Questa ci vuole ancora qualche minuto. E come si può avere un ricettario? Il ricettario, chiedete alle vostre consulenti, perché i ricettari vi vengono dati in regalo quando fate un acquisto. In questo caso è nella wok obliqua, uno dei tre ricettari è questo, però chiedete alle vostre consulenti in quali acquisti si può avere questo ricettario. Io la ricetta delle mele e delle arance vi farò la foto, ve la posto io più tardi, verso sera. Per le altre però dovete chiedere alle vostre consulenti. Questo è il nostro ricettario, le marmellate, e veramente credetemi, ci sono di quelle marmellate, c'è la marmellata che veramente voi non potete immaginare che gusto e che sapore ha: zucca, arancio e cannella. Qui c'è dentro la zucca, il succo dell'arancio e la cannella. È spettacolare, è davvero qualcosa che non ti aspetti in una marmellata, è fantastica. E qua trovate tutte le marmellate, ma anche quelle, non so, vabbè, ci sono fichi, kiwi, ma c'è anche mango e mandorle, melanzane, mela e cacao, ce n'è altre, oltre peperoni gialli e zucca. Ci sono pere zafferano, che è quella che ho fatto, pera, rum e menta, ma ci sono anche prugne gialle, anice stellato, pomodorino ciliegino, pesche e kiwi, ma ce n'è veramente di tutti i tipi e colori, sedano e zenzero, per chi piace lo zenzero deve essere spettacolare. C'è il tropicale, ma c'è anche questa con la zucca, ci sono anche queste fatte con verdura e frutta, zucchine e cannella, peperoni e pesche, c'è veramente da sbizzarrirsi. Se uno ha voglia di provare qualche gusto un po' gourmet,
Veramente c'è da sbizzarrirsi con questo ricettario. Io lo adoro e soprattutto con le nostre pentole perfetta è qualcosa di fantastico da fare. Provare per credere, come dicevano una volta, provare per credere. Nel ricettario c'è l'iFiBi, cosa sarebbe? È praticamente un addensante che adesso noi non abbiamo più, però anche qui rivolgetevi alle vostre consulenti perché io di più non posso dire di questo iFiB, ma io le ho fatte senza, quindi comunque vi ho fatto vedere a farle anche senza. Era stato creato quando ancora avevamo l'iFiB, però io le ho fatte anche senza, quindi potete tranquillamente farle così. Anziché l'addensante, come ho detto io prima, si aggiunge un pezzetto di mela che fa da pettina e il gioco è fatto, oppure un po' di questa gelatina in polvere. Adesso io non voglio far vedere per forza la marca, però è gelatina in polvere. Quindi non per forza i fogli di gelatina, ma anche la gelatina in polvere, che se ne mette proprio una minima quantità, come piace a noi, a gusto personale. Grazie Cinzia per le tue stupende e preziose ricette, Antonietta K. Non c'è di che, grazie anche a te che sei bravissima. Beh, io adesso ho finito, devo solo aspettare che adesso quella di mele tolgo, vado a togliere il rosmarino. Se voglio fra un po' gli do ancora un po' una girata, una frullata, ma questa di mele è pronta. Adesso la vado a spegnere. Questa di arance deve andare ancora un pochino, però vedete che sta già caramellando anche lei, è quasi pronta. Io non voglio tenervi oltre, le spengo. Una e una due. Il nostro pane è bello, pronto e croccante, con la pentola spenta. Io non ho rischiato di bruciarlo, guardate che non l'ho bruciato, ma è croccantissimo. E vi assicuro che è più buono questo pane qua piuttosto che fatto in forno. Oltretutto, scaldato in forno, noi dobbiamo preriscaldare il forno per un panino o due panini. Con la nostra padella noi abbiamo fatto tutto e voilà. Ti dicono che sei stata super. Grazie, io vi saluto. Adesso faccio l'invasamento delle marmellate e dopo vi posto la ricetta. Ciao a tutti!